Ciao. Basta. Ok. No, vabbè, è troppo bella. Ok. Allora, della serie A Blast from the Past, Cathy Noir, Basic, dal film 13 Wishes, e presa su Vinted a quasi 100 euro. Vabbè, non importa, non importa, perché tanto, tanto, lascerò nella scatola, scherzo. Ci siete cascati, eh? No, vabbè, basta. No, non la lascio nella scatola perché a parte che la scatola è sfondatissima, ma non importa. Lo sapete, no? Come sono fatta. Ah, che bello, mamma mia. Allora, premessa. Io questa bambola l'avevo già presa nuda anni fa per farci Chrysalis, sì, per fare una custom di Chrysalis. E di Chrysalis e avevo preso anche una, credo una Draculaura in qualche mercatino per farci Flufflepuff, perché non so se lo sapete, ma anni fa, quando c'erano i My Little Pony, Friendship is Magic, c'è stato questo animatore che ha fatto questa serie di cartoni animati, tra l'altro lo sta continuando anche adesso, dove c'era appunto Chrysalis e Flufflepuff, che era questa sua, diciamo, pony strana, in versione umana, come fossero tipo le no, quelle umane, Dio, di cos'era? The Quester Girls, ecco. E io appunto ho comprato Cathy Noir per fare Chrysalis. Poi vabbè, è rimasta lì e insieme a lei c'era il diario. Diario però mi sembra americano, ma devo trovarlo perché ero convinta di averlo nel cassetto del comodino vicino al letto, e invece no, non c'è quello di Valentine e insomma di Kieran e è sempre dal film 13 desideri, come si chiama? Aspetta, forse qua no, non c'è. No, no. Ah, e Wisp. C'era quello di operetta, mi sembra. No, non operetta, di Robecca. No, sì, Robecca. C'era quello di un altro di quelli degli studenti scambio. Non mi ricordo se era, vabbè, un altro, comunque un'altra. E quello di Cathy Noir, mi sembra di ricordare che fosse quello americano. Vi dico questo perché questa qui è la versione europea. Praticamente, se non sbaglio, però potrei anche sbagliarmi, mi sembra che questa bambola fosse uscita all'inizio solo in America. Poi deve essere arrivata anche in Europa, perché questa versione qui ha quattro lingue. Vedete? Vedete? Francese, italiano, spagnolo, no, queridos fans, penso spagnolo, ah sì, spagnolo e portoghese, penso. E quindi, vediamo, contiene pezzi piccole. Dimensioni, Mattel, Cathy Noir, la figlia dei gatti Mannari, come Toralai e come Persephone e Melody, penso si dica sì, qua 2013, cioè ragazzi, questa bambola ha 11 anni, che bello. Bene,
2013. Appunto, per fine discorso, questo libretto che c'è qua, probabilmente quello europeo, quindi quello con quattro lingue, penso a sto punto, perché se qua c'è anche l'italiano, c'è anche l'italiano. E comunque qua dietro, qua c'è scritto, ho deciso di dare una zampata al mondo della musica, quindi non inizierò altri tour e non inciderò nuovi dischi. Al posto di continuare la carriera da rockstar, mi iscriverò alla Monsterai quest'autunno. Voglio diventare una mostra amica normale, come le altre a scuola, ma prima ho deciso di esibirmi in un ultimo concerto a cui siete tutti invitati, che infatti poi si vede nel film 13 Desideri, la scena finale, c'è lei che arriva e fa questo concerto e poi dopo effettivamente diventa una studentessa della Monsterai. Infatti di Cathy Noir, se non sbaglio, aspettate, scusate, che voglio controllare una cosa. 2013, ok, quindi quella lì. E poi New Schermester, che è quella dove lei va a scuola. E basta, no. Goulebretis in London, ah ok, questa credo di non averla mai vista, ma ok, quella lì. Poi, ah giusto, la versione di Bujork, quella mai vista qui, non so neanche, 2015 l'hanno rilasciata, Geek Shriek, vabbè, non proprio il massimo, un'altra Bujork, ah forse perché faceva parte di, andiamo. In un pacco da tre con Dracula e Claudine, Fierce Rockers insieme a Toralai. Credo che queste qui siano uscite solo in America, però perché non le ho mai viste qua. Ma carina però, caspita, carina anche, beh, a parte il mantello, questa qua. Non so se si riesce a vedere. Carine, non mi piace tanto il mantello dei Toralai, però volendo potrei anche cercarla. Ah no, perché sono tornata indietro. Ecco qua, si vedono tutte. Bujork, Fierce Rockers, questa che ho io, e poi c'è questa qua, G3, che cioè, è curvy, più che altro, non è il problema che è curvy, il problema è il vestito che le hanno messo, che fa schifo, cioè, ragazzi, così è. Cioè, non la fa risaltare, ma proprio per niente. Mentre qualcuno aveva fatto, ecco, tipo così. Cioè, ragazzi, così sta mille volte meglio. Dai. Cioè. Mattel, cosa fai? Boh, vabbè. Vabbè, comunque. Magari recupererò anche altre versioni di Cathy Noir perché mi piace come personaggio. Allora, vabbè, la scatola è così. Qui c'ha la plastica che è rotta perché lei ha il numero 13 come numero fortunato. Che bello! Qui c'è il suo autografo, che attenuare con le orecchiette, xoxo, cioè bacini, bacini. E vabbè, poi il logo Monster High, quello classico. Qua c'è il suo artwork con i fan. Qua c'è un altro pezzo del suo artwork, che è praticamente lo stesso che c'è anche qui.
mette la mano, eccetera. Qui c'è il logo classico Monster High. Vabbè, sotto c'è solite cose 2013, eccetera. La ragnatela, va bene. Ok, adesso, mamma mia, da quanto tempo è che non apro una scatola Monster High? Adesso apro la scatola, che terrò anche se è un po' sfondata, però la tengo, e stoppo, la tiro fuori e vediamo un po' com'è questa bambola. Ok, allora, ci ho messo un po', perché poi tipo, mamma mia, quante cose bellissime che c'ha dentro, vabbè, basta. Allora, qui c'è lo sfondo che è un palco con il numero 13, che bello. Del resto è un gatto nero, quindi ci sta. Poi, poi dovrò anche toglierle, che bello, mi sono dimenticata, vabbè, dopo le taglio tutte queste cose. Che poi vi starete chiedendo, ma Chiara, ma non c'erano altre, come si può dire, cioè non ce n'erano di più economiche? Allora, sì, c'erano, intanto che parlo, tolgo anche i cosi qua di plastica, quindi alle mani, eccetera. Sì, c'erano, però, allora, erano fuori dal box, e siccome lei ha un vestito che è si rovina facilmente, diciamo così. E quindi quando ho visto questa qui nel box, ok, sì, l'ho pagata un po' tanto, però ho detto, vabbè, chi se ne frega, tanto va bene così. E ecco qua, bene, ok. Ah, cioè, ma perché? Ah, ecco, ok, perfetto. Cioè, c'erano anche altre versioni fuori dal box, con tutto, il microfono, oddio, qua, vabbè, dovrò rifarle la coda, perché ovviamente l'elastico si è disintegrato, che bello. Bene, vabbè, normale. No, vabbè, allora, lei ve la faccio vedere dopo. Dovrò anche sostituire l'elastico qua, vabbè, dopo, tutto dopo. Allora, il libretto 13, la sculletta, e qui, allora, questo diario appartiene a Cathy Noir, ecco qua c'è il suo autografo, e leggere il mio diario potrebbe portarvi un po' di sfortuna. Giustamente, sì, infatti è proprio quello classico, in italiano. Poi appena troverò quell'altro, che però non mi ricordo se era effettivamente solo in inglese o cosa, vabbè. Sono un pelino superstiziosa, ad esempio mando sempre le stesse cose 2 ore prima di ogni concerto: 7 crocchette di pollo, 5 fette di mela, un frullato di lamponi. 7, vabbè, devo salire sul palco da sinistra, uscire a destra. Nella scenografia dei miei show non devono mai esserci le scale. Vabbè. Attività preferita, materiale, amici, vabbè,
insomma. Poi i classici. Oh! La spazzolina classica nera, mamma mia, cioè, ragazze, bellissima. Vabbè. E la cosa che mi ha fatto dire wow, lo stand ha la sculletta e lo stand è a sella, io sella, giustamente. E poi c'è lei. Vabbè, qua. Che bello. Vabbè, qua c'è l'elastico disintegrato. Vabbè, dai, dopo 10 anni, anzi 11, 11 anni circa. Anni circa. Oh, mamma. Che schifo. Vabbè, poi, vabbè, dovrò comunque lavarle i capelli perché sono un po' che bello, però che le ciocche laterali, allora, oddio, non so neanche da dove cominciare. Anche qua dovrò cambiarle l'elastico, anzi qua tolgo già perché sì, anche qui si è autodistrutto, che bello. E questo anche, no, questo è rimasto buono. Bene. Allora, prima cosa, infatti, cioè, come potete notare, il vestito è così bella che non so neanche da dove cominciare. Il vestito è tutto così. E infatti avevo notato, aspettate che qua largo un attimo. Vedete? È tutto così, un po' strappato. E avevo notato che in quelle, diciamo, più economiche, era un po' rovinato. Quindi ho detto, vabbè, prendiamo in scatola, così almeno è tutta perfetta. A parte, vabbè, gli elastici che lasciamo perdere. Prima di tutto, cioè, bellissima sta cosa, il microfono, così, ecco, che ha anche qui questa, l'impugnatura, infatti, che fa un po' tipo anello, vedete? Così, c'aveva anche l'elastico, poi glielo rimetto, intanto glielo metto qui, ok. Poi, altri accessori. Lei ha queste scarpe che, come si tolgono? Ah, sono separabili. Bene. Dopo le tolgo. Questi stivali che non hanno il tacco, bellissime. Con tutte le spaccature, come fossero uno specchio spaccato. E si possono rimuovere a prendere. Così pian pianino, che non vorrei mai romperle. Ecco, che bello. Molto belle. E ha il piedino nero, c'ha la gamba nera col piedino nero, tutto nero, senza smalto né niente. Qui come... Ah no, ok, c'ha vabbè, solita. Solito snodo, quello nuovo delle Monster High, delle ultime, visto che non era una del 2010. Poi qui altri tre braccialetti, due color fucsia, uno argentato, comunque tutti metallizzati, due sono con le borchie, con gli spuntoni, l'altro invece è liscio. Qui ha un altro braccialetto. Che non capisco. Aspettate, che no, questi hanno le borchie e basta. Questo cacchio è. Cos'è? Boh, questo qui c'ha anche, vedete? Questa palla qui, vabbè, comunque. Tra l'altro c'ha una mano diversa, questa.
per impugnare il microfono. E poi ha come altro accessorio questo non so se è una collana, se è una, c'è una parte del vestito. Aspettate che guardo qua un attimo. Ah, ok, proprio laterale così, bene. No, è una collana, con questa parte laterale così, che c'ha l'elastico, che non so probabilmente sembra messo bene, però mi sa che lo tolgo, lo sostituisco, perché sapete, non si sa mai, poi ha questo vestito che è argentato nella parte sopra, con su scritto 13, qua è tutto spaccato, come lo specchio spaccato, qui c'ha questo pizzo, questo tulle tipo bianco, poi ha questa gonna corta davanti, con questi sbellucichini che per fortuna non vengono giù, yeah, niente disclaimer, e dietro ha tutto questo strascico, mamma mia, bellissimo, vedete? Fatto di... che comunque, vabbè, la laverò tutta perché sa di cantina. Mi sembra che venga dalla Francia, ma non sono sicura, non mi ricordo, devo controllare l'inserzione. Comunque viene dall'estero, Francia o forse... Boh, vabbè, comunque non era stata venduta in Italia. Già. Ha appunto questo strascico che è fatto da tutte queste stringhe un po' fatte di tulle con questi luccichini, e sotto invece è così. Vedete? Qua stoffa tipo maglina. Bellissimo, rimovibile con lo strap dietro, e ha un monospalla, non si vedrà mai perché è nero, vedete, qui, ah, ecco, qua così. E poi ha la coda che si può rimuovere, e poi ha, vabbè, è tutta nera. E poi ha questo bel visino da gatta, col nasino rosa, le labbra fucsia, e dai cavolo, ecco, metti a fuoco su di lei, non su di me, grazie. Occhi, agli occhi rosa, bellissimo, agli occhi rosa. Ha questo trucco super drammatico argentato, un po' argentato, un po' brillantinato, alle sopracciglia rosa come i capelli. Ha i capelli che hanno due tipi di rosa, vedete? Qua si vede bene. Qui sono fermati con non è un elastico, per fortuna. Poi ha vabbè, le orecchie con un orecchio, due orecchini, due piercing o due orecchini o quello che è, così, rotondi, sono due. E qui invece c'ha un orecchino sotto 13, bellissimo. Bellissimo, mamma mia. Che si possono rimuovere, e dopo vabbè li rimuoverò per poi lavarla, perché c'ha i capelli morbidissimi, che bello, quando sono ancora in saranno mi viene da piangere, vabbè basta, cioè, no, più che altro perché allora per le, cioè per le G3 usano un po' il saran, e però usano anche il polipropilene. Perché sta cosa? Vabbè, non importa.
Comunque, bellissima, bellissima. Dopo, sì, sa decisamente di cantina, non tantissimo, però direi che forse è meglio darle una lavata. Molto bella, molto bella, devo dire. Sì. Bene, probabilmente vedrò ormai il mese prossimo, cioè agosto. Vedrò di magari trovare altre versioni. Già. Molto bella, devo dire. E è un desiderio, parlando di 13 desideri, che sia vera, perché questa versione mi piace troppo. Molto bene, allora alla prossima. Ciao!